Ciao ragazzi e benvenuti su Area 41, il canale dei tutorial e delle guide per tutti. In questo video andremo a vedere come poter crittografare e quindi proteggere con una password sia un hard disk esterno e sia una chiavetta USB. Il tutto usando un'applicazione di Windows che è il BitLocker, quindi senza l'utilizzo di programmi esterni, che poi invece andremo a vedere su altri video usando ad esempio Veracrypt. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella degli avvisi per essere sempre aggiornati sui nuovi video, seguirci sui nostri canali social Instagram e Facebook che trovate in descrizione e anche sul nostro nuovo canale Telegram dove ogni giorno trovate offerte su molti prodotti. Per prima cosa dovremo andare ad inserire la nostra chiavetta USB, quindi se usiamo Windows 10 andiamo sul pannello di controllo. Andiamo sulla parte in alto a destra e cerchiamo gestione BitLocker e adesso ci darà la lista di tutte le periferiche che sono periferiche di archiviazione ovviamente che sono collegate al nostro PC. Come vedete c'è sia il disco C che è quello primario per il sistema operativo, in quanto questa operazione potremo farla anche su quello, e sia la nostra chiavetta USB. Andiamo sulla chiavetta USB, premiamo su attiva BitLocker, ci chiederà di inserire una password di crittografia. Come vedete ci darà anche delle altre opzioni come ad esempio usare una smart card. Poi vi farò vedere anche come si fa a recuperare eventualmente l'accesso al nostro disco o alla nostra chiavetta. Vi preciso che è ininfluente se state usando un file system NTFS FAT32 eccetera, quindi potrete farlo con qualsiasi file system che avete sul dispositivo di archiviazione. Andiamo a mettere quindi una password. Mettete una password che ovviamente potrete ricordare, segnatevela da qualche parte. E adesso ci chiederà di eseguire la chiave, il backup della chiave di ripristino. Adesso vi sto facendo vedere le varie opzioni. Chiaramente se sarete loggati sul vostro account Microsoft potrete salvarla nel cloud. Potrete utilizzare un'immagine e potrete anche salvarla in un file. Adesso vi faccio vedere. Salverà un file di testo semplice, poi lo andrò ad aprire in modo tale che vi farò vedere quello che è salvato all'interno e anche come poter eventualmente riutilizzarlo per riavere l'accesso alla vostra periferica. E ovviamente potremo anche andare a stamparla con la nostra stampante. Chiaramente se la stampate mettetela in un posto sicuro in modo tale che nessuno possa avervi accesso e quindi nessuno possa entrare all'interno dei vostri dispositivi protetti. Adesso facciamo avanti. In questa sezione ci chiederà se vorremmo crittografare solo la parte della memoria che già contiene dei file oppure se vorremmo crittografare tutta la memoria, anche quella dove i file non sono presenti. Vi consiglio di farlo sull'intera unità, in quanto se ci sono dei dati cancellati potrebbero essere recuperati in una zona che non è ancora crittografata, quindi verranno crittografati solo quelli che poi verranno in seguito salvati sull'unità, ma finché non verranno salvati questi dati, praticamente tutta la parte dell'unità nella quale non ci sono file o non ci sono dati appunto,
questa parte comunque non è protetta, quindi vi consiglio, anche se ci metterà più tempo, di crittografare l'intera unità. Una volta che faremo avanti, ci chiederà di scegliere la modalità di crittografia. La prima sarà quella che ci permetterà di poter riaprire e decriptare l'unità soltanto con il Windows 10. Se invece pensate di utilizzare il dispositivo anche su Windows 8 o Windows 7, scegliete la seconda opzione. A questo punto avremo fatto. È stata molto veloce la procedura sulla mia chiavetta, perché ho utilizzato una chiavetta veramente piccola da circa 128 mega, quindi era semplicemente per fare il video. Comunque, se utilizzate degli hard disk anche di 1 terabyte, probabilmente ci metterà diverso tempo. Voi lasciatelo lavorare, non vi preoccupate se il PC si blocca, e aspettate la fine del completamento. Adesso ritorniamo alla nostra unità. Andiamo a salvare qualcosa in modo tale che vi farò vedere l'effettivo funzionamento del nostro disco USB. Come avete visto già dall'icona, c'è un lucchetto che adesso è diventato giallo e chiuso, prima era grigio e aperto. Adesso ho reinserito la nostra chiavetta, ci ha dato un errore di accesso alla periferica. Andandoci a cliccare due volte per entrare, ci chiederà la password per sbloccare l'accesso. Come vedete, ci darà accesso a tutti i file che potremo modificare normalmente, come facciamo se non fosse bloccato. Adesso faccio anche altre prove in modo tale che vi faccio vedere anche come poter sbloccare la periferica nel caso non abbiate più la password, e anche cosa non dovete fare per eliminare i dati all'interno. Andate su altre opzioni, se non ricordate la password, vi mettete la chiave di ripristino che avete precedentemente salvato sul file di testo. Adesso andrò ad aprirlo. Come vedete, il codice identificativo sono le prime cifre e numeri dell'identificatore, che devono corrispondere a quelle che ci chiede la nostra periferica quando andremo a sbloccarla. Come vedete, sull'ID chiave c'è solo la prima parte della stringa, poi andremo a copiare il seriale che è al di sotto, che è quello che sbloccherà la nostra chiavetta, e potremo riaccedere alla chiave. Chiaramente potremo usare questo metodo anche da gestione BitLogger per poter poi rimodificare la password. Quello che vi sto facendo vedere ora invece è quello che non dovrete mai fare, cioè riformattare la periferica, perché se riformattate la periferica perderete sia la crittografia e sia i file che ci sono all'interno. Questo perché, anche potendoli recuperare con un programma esterno, li recuperereste crittografati e quindi praticamente inaccessibili. Se avete dubbi o domande, ponetele pure nei commenti. Se il video vi è stato utile, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Vi ricordo che c'è una playlist solo per trucchi di Windows. Seguiteci sui nostri canali social Instagram e Facebook, che trovate in descrizione. Grazie della visione e al prossimo video.